Credo che molti di voi abbiano capito cosa faremo oggi. Draftino su Inazuma Eleven, Victory Road e la nostra squadra. La deciderà sempre la ruota, ma attenzione, perché qui in mezzo ci sono portieri, attaccanti, centrocampisti e difensori, tutti insieme. Ebbene, noi dovremo creare la squadra proprio su quello che ci dirà la ruota. Primo giocatore, Goldie, ottimo difensore. Rimuoviamo Goldie e proseguiamo girando la ruota per la seconda volta. Sarà un procedimento un po' lunghetto, ma comunque alla fine andremo a giocare con la squadra che ci dirà sempre la ruota. Eric Eagle, niente male anche lui. Bella Trix, non abbiamo ancora un portiere e questo un po' mi preoccupa, ma c'è ancora del tempo. Sonny, dita incrociate. Ottima difesa! Prossimo giocatore! Molto bene! La squadra prende forma e mi sta pure piacendo. Prossimo giocatore! Goker. Ok, forse quest'ultimo difensore non è stato proprio il massimo, ma attenzione perché la ruota continua a girare e c'è Elliot. E un buon attaccante lo abbiamo preso. Adesso però ci serve qualche altra punta di sfondamento. Risultato Torch. No bad. Ma si può fare di più per il nostro attacco. Abbiamo bisogno di Zanarcone nazionale. E invece Suzette. Ovviamente c'è anche la panchina da settare e Suzette sarà proprio la panchinara per eccellenza. Victor Blade. Niente male. Peccato che ce l'ho a livello 1. Qualora non dovessi trovare di meglio, Victor giocherà titolare. Ma se trovo di meglio, Victor andrà in panchina. È un po' una bestemmia, ma non ci posso fare niente. Janus. Non sottovaluterei troppo il nostro Janus, l'alieno, tra virgolette. Il prossimo giocatore, grazie. Cormer. Oltre ai giocatori c'è anche la questione delle passive e non sarà facile trovare le giuste sinergie. Riccardo Di Rigo. Rimangono solo due slot, due giocatori che la ruota può darci per migliorare o peggiorare la nostra formazione. Arion Sherwind. Ultimo giocatore selezionabile per la nostra squadra. Ultima possibilità di avere un attaccante importante. Gazelle, raga, c'è andata secondo me abbastanza bene. Quello che state vedendo è il risultato della ruota di poco fa. E devo dire la verità, poteva andare molto peggio, ma con Marchi in porta, bene o male, mi sento abbastanza sicuro. Perché considerate che se non avessi avuto un portiere, avrei dovuto mettere un giocatore qualsiasi. I parametri di squadra saranno questi. Punteremo tutto sulla tensione, perché con la tensione al 100% avremo il più 40% d'attacco. Sull'affiatamento, purtroppo, non c'è niente. Avversario trovato. E adesso si ride. Perché il livello di differenza è di ben 8 livelli, ma guadagnerò il 38% di esperienza in più. Buono! Il capitano suo? No, questo è il mio. Grande Mark, pensaci tu perlomeno a mettere un po' di pezze. Il suo capitano? Mark Evans. Ah, lui c'ha la divisa della Zeus, che bella. Potevo comprarla anch'io, però ho preferito comprare dei potenziamenti. Allora, con Gazelle, Arion, Bellatrix, Riccardo, allora, con tutta la fascia sinistra possiamo cercare gli uno contro uno. Con la fascia destra, meglio lasciar perdere. Vabbè. La carta per noi sarà Esplosione, lui ha un team ovviamente super, super buono. Diretto possente. Ok, vai. Vai così. Possesso palla iniziale lui. Ehi. Yo, bello! E si penetra! Peccato che Torch c'ha l'elemento a sfavore. Vabbè, non importa, non importa, non importa. Iniziamo a levare un pochettino al portiere. Bro? È uno scherzo, raga.
Vai là in mezzo, vai bro, vai! Sotto all'incrocio! E sto 600 bombolotti! Va bene. Ci sta, raga, ci sta! Bravo, Riccardo! Bravo! No! Signori! Io credo che il nickname del ragazzo l'abbiamo visto tutti. Vergogna! Non potrò mai mettere una sola partita dentro un video, tantomeno se l'avversario quitta, ma attenzione! Perché questa volta i livelli di differenza sono solo 6 e guadagnerò il 29% di esperienza in più. Let's go! Ma che cacchio? Ma che cacchio? Oddio! Non ho ben capito la situazione, sapete? Questo tiro qui non me l'aspettavo. Ok. Proviamo la prima sventola anche noi, va. Ma che... Ma questo c'ha Gazelle in difesa, perché? Non fa niente, zio. Non fa niente, io ti ringrazio per il pallone regalato e ti continuo a bombardare. 595. Sai che un tiro portentoso forse te lo meritavi? Portier? No, però Mark, dai! Cazzarola, ma questo è un gol regalato proprio! Dai Mark, ti devi svegliare, zio! Fatto bene, godo! Sto gol te lo sei proprio meritato, stupido! Oh! Io non so che dire... E allora vediamo se il nostro terzo avversario ci permette di arrivare a fine partita, perlomeno. Livello 28, sono 7 livelli in più. Nel mentre, in tutte queste partite che abbiamo vinto a tavolino, non ho preso nemmeno un punto esperienza. Ragazzi, questa è una squadra da traiardone, C'ha anche le abilità da traiardone. Questo ovviamente è qui nelle classificate per superare i 2200 punti, perché io sono super forte, capito? Io non sono qui per divertirmi. No. Io sono qui per vincere. Per far vedere al mondo che posso dominarlo. Come dici? Non si può andare oltre i 2200 punti? Non importa, bro. Il mondo si domina anche... Ragazzi. Vogliamo dormire? Sì. Guarda Gazelle che non sta in aria. Gazelle, tu meriteresti l'ergastolo. Devo tirare per forza, perché se no me l'avrebbe tolta Nathan. Guarda la selezione. Mamma mia, la selezione dei difensori è veramente... questo è un tiro gol, ragazzi, purtroppo. Questo è un tiro gol. Non credo di riuscire a pararla. No, invece sì, godo. Meno male Mark. Meno male Mark, regà. Qualsiasi altro giocatore avrebbe preso il pesciolino qui, Grande. Ok. Dove sta? Gazelle, ci stai in aria? Brutto lurido? Sei un attaccante! Mo qua Nathan un po' ce lo blocca. Di quanto ce l'ha... come faccio a segnare? Ragazzi, per me è impossibile. Proprio messa tutta male la difesa, l'attacco. Tutti fuori posizione. Non capisco perché, però. Boh, vabbè. Non è una partita che potevamo pensare di vincere. Tra l'altro vedo i suoi giocatori brillantosi. Credo che lui abbia attivato qualcosa, il malato. Perché il bro pensa a vincere, non a divertirsi. È giusto. Bravo. Vai, voglio vedermela pure una scena animata. Di e boom! Ha tolto... Non ci credo, ragazzi. 173, quando mai... Impossibile. Bravo, Ricky.
Gasè, ci stai? Bravo, Gasè, gli sei passato avanti a Nathan. L'hai capita la posizione dove devi stare? Stupido! Scusate, scusate, non... Dai, cazzarola, dai! Lo vedi che se ci credi ce la fai? Nel mentre ho sputato in tutto lo schermo. Spero che non vi sia arrivato lo schizzo. Stupido, porco te. Quando io giocavo in Azuma, tu stavi ancora nelle palle di tuo padre. No, che palle ste contese. La pio io lo stesso, però. Vai. Oh, me lo devo potenziare di nuovo Nathan Swift. Che di cazzi suoi se ne fa pochi. Un tiro da tre. Madonna, se gonfiava la rete pure sto tiro, ragazzi, impazzivo. Fine primo tempo. Raga, io vi dico solo la differenza di livello. Siamo 1-1. E se mi dovessero per caso girare, io faccio la melina. Levati, stupido. Stupido, porco di sì, proprio stupido. Tocca puntare su Bellatrix perché Gazelle è sempre fuori posizione. So 400 di tiro, che comunque insomma male. Non sono affatto male, Bellatrix. Questo era un passaggio un po' troppo rischioso, però, effettivamente. Mui, la rimetto di là. Però no, c'è la barriera piazzata precisa, quindi... Vabbè, 880, ma questo farà pure... vabbè, dai, ci sta, ci sta. Ma un bel tiro portentoso? Credo di non avere nemmeno la passiva attiva del tiro portentoso. Bravo, 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 va bene, Ricky, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ho ancora 800 punti, dai. Questa è bella, zio. Senza difesa. Mamma, che bella questa. Questa è buono, Questa è good. Questa è good. Vabbè, va bene, va bene. Va bene, va bene. Ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Devo solo evitare di prendere un altro tiro. Devo solo evitare quello. E c'è un modo per farlo. C'è un modo per farlo. Io mi muovo rallentatore, ma Nathan Swift corre il triplo. Ah, portiere invincibile attivato. Porco schifo, porco. Vai, 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 vai. Vai, vai così. Di quanto è diventato, porco schifazzo, porco. Ma no, ragazzi. Sto tenendo il fiato sospeso per un motivo, Qua di quant'è? Non ci credo, raga. Ma vi potete immaginare sta storia? No, ragazzi, non ci credo. No, vabbè, io... Allora, questa era una partita che potevamo vincere benissimo. Che scarogna, cazzarola. E comunque per il ragazzo, che con un team incredibile, questa è una lezione. E dunque, ragazzi miei, se volete altri video con la Ruota delle Meraviglie su Victory Road, lasciate un pollicione all'insù e condividetelo con tutti i vostri amici. Grazie mille e al prossimo video. Ciao! Eyes in the sky.